Bene, rieccoci in un altro fantastico clippino on the night, ovviamente clippino assolutamente fuori sala, perché oggi cazzarola, finalmente sono riuscito a visionare un film che attendevo molto, perché figa, amo la follia regista. Sto parlando assolutamente dell'ultimo film di Lars von Trier. Parliamo quindi assolutamente di La casa di Jack. Oggi sono riuscito a vedere la fantomatica versione non censurata, versione integrale in lingua originale con sottotitoli in italiano, versione non censurata, che poi se vedrete il film capirete anche voi che è una buffonata. Perché dico una buffonata? Perché la versione censurata, a parte che, diciamo questo, che il film è uscito sia in versione normale, quindi doppiata in italiano, dura 155 minuti, vietato meno di 18 anni, quindi è vietata anche la versione non censurata, e poi qualche sala l'ha preso in versione non censurata, praticamente, ma solo in lingua originale e sottotitolato in italiano. Ma la buffonata è che la parte censurata, cioè parliamo di 90 secondi di film, 90 secondi, che poi quando vedrete il film capirete che è una buffonata, perché tutti hanno detto figa versione censurata, perché a Cannes, quando il film è stato proiettato a Cannes, c'era la gente che usciva dalla sala perché era inorridita dalle scene di ultraviolenza. Ma di cosa cazzo stiamo parlando? Quando vedrete il film capirete perché hanno tanto rotto i coglioni con questi tagli qua, questi 90 secondi di tagli. Perché non voglio fare spoiler, ma che vi posso solamente dire che non c'è un cazzo di ultraviolenza. Non è tanto quello che si vedeva nel film, ma quello che succede nel film. Quindi di cosa cazzo stiamo parlando? Quindi vabbè, oggi ho visto la versione appunto non censurata, versione integrale, lingua originale, sottotitolata in italiano, 155 minuti, perché parliamo di 90 secondi in più, quindi 156 minuti. Allora, La casa di Jack era un film che, ripeto, attendevo molto, 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 perché ho adorato gli ultimi 4-5 film di Lars von Trier, li ho adorati, li ritengo dei film della Madonna. E questo, La casa di Jack, partiamo subito col dire che mi ha deluso, perché secondo me è un film, cominciamo a dire che è un film che è decisamente più difficile da apprezzare, più povero da poter apprezzare rispetto agli ultimi 3 o 4 film che ha fatto Lars von Trier. Mi riferisco assolutamente a, partendo qui in ordine cronologico di uscita, dal più recente al più vecchio, parliamo di Nymphomaniac, stupendo, parliamo di Melancolia, parliamo di Antichrist, cioè parliamo di quei film lì. Questo, La casa di Jack, perché mi ha deluso? Prima di tutto è un film molto più povero proprio a livello artistico, a livello proprio di contenuti, secondo me, rispetto agli altri film che ho appena citato. Perché? Perché i film che ho appena citato, cazzo, prima di tutto avevano un cast più nutrito. Sì, ok, Antichrist, alla fine della fiera sono due attori, perché parliamo della Gainsbury e di Willem Dafoe, però voglio dire, lì la storia era molto più bella, molto più affascinante, molto più inquietante, molto più interessante da essere da seguire in un film. Poi, passando tra Melancolia e cazzo Nymphomaniac, lì c'era un tripudio di attori coi controcoglioni, ma anche lì, ripeto, c'era una bella sceneggiatura, c'erano delle storie più belle da seguire, più inquietanti, più belle, più entusiasmanti. Cioè qui La casa di Jack
È un film povero, secondo me. È un film ripeto, attenzione, non voglio dire che è un film povero che non ha un cazzo da dire. Forse è un film che ha troppo da dire. Ha troppo da dire, ma in maniera indiretta. Io temo che sia un film, cioè temo che gran parte della delusione che io ho provato e sto provando ancora adesso ricordandolo, perché il film l'ho visto qualche ora fa, non l'ho appena visto. Il film l'ho visto in programmazione alle 6, adesso cazzo ormai sono le 1, cazzo, cioè, poi tra l'altro sono distrutto, perché figa, sono in piedi da stamattina alle 10 che sono in piedi, ho in macchina, in piedi, ho seduto al cinema, figa, sono alle palle piene, voglio tornare a casa, voglio andare a letto a dormire, però adesso, anche ripensandoci adesso, a distanza di ore, la gran parte della mia delusione temo che sia dovuta dal fatto che questo qui è un film, secondo me, è più criptico degli altri che ho appena citato, è meno diretto, è più indiretto, è un film che sicuramente ha più messaggi, più cose da dirti indirettamente, però io purtroppo mi viene da criticare la parte diretta del film, la parte proprio più esplicita del film. L'ho trovato un film povero, un film che mi dice poco, mi ha detto poco, mi dice poco il film qua. Matt Dillon è bravo, non ho nulla da dire, è tanto bravo nell'interpretazione del personaggio, però il personaggio di Jack è un personaggio che secondo me non è caratterizzato bene, non è approfondito. Io alla fine del film ho avuto una sensazione di vuoto, cioè ho avuto la sensazione che mancasse qualcosa, cioè mi è venuto a mancare qualcosa, cioè alla fine del film ti viene da pensare, sì, ho capito, 2 ore e mezza, che poi 2 ore e mezza secondo me un'altra pecca del film, che dura troppo per quel poco che il film riesce a narrarti direttamente, esplicitamente. Il film dura troppo, 2 ore e mezza sono troppe, forse è un discorso che ho già fatto anche con Suspiria di Guadagnino. 2 ore e mezza per un film così, che in maniera diretta ti narra poco, è poco approfondito, sono troppe. Il film era meglio se fosse durato 1 ora e 3 quarti, massimo 2 ore, ma 2 ore e mezza è troppo, sono troppe. Io ho avuto la sensazione di, soprattutto nella prima parte, che è troppo diluito il film. Perché è un film che, ripeto, direttamente ti dà troppo poco. E ripeto, io sono deluso perché poi il film, in realtà, è un po' un rottura di coglioni in tutta nella prima parte, anche un po' nella parte centrale. Poi verso la fine il film, sinceramente, riesce a riprendersi un po'. Gli ultimi minuti, gli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora, c'è una bella svoltina, una bella chiave di lettura, interessante, inquietante, bella anche come fotografia. Poi comunque alla fine del film, se voi siete un attimo stati attenti, non voglio fare spoiler assolutamente, però se voi siete attenti durante tutto il film, diciamo durante la parte normale tra virgolette del film, se siete attenti, come è giusto che siate quando approcciate un film del genere, se parliamo di film, io sono un film di sé, film di nicchia, non sono film per tutti assolutamente, ma se state attenti riuscite già a intuire dove si va a parare con la storia e riuscite a intuire, a capire assolutamente, se avete un attimo di inventiva, un attimo di creatività, se state attenti ai dialoghi, a quello che succede, riuscite a intuire comunque l'epilogo del film. Però quello che dico io è che l'epilogo del film è bello, cioè quando parte l'epilogo del film io cominciavo a dire cazzo, però dai, il film non mi ha dato poco, ti dà questa sensazione di vuoto, di non essere riuscito a trasmetterti quello che secondo me doveva riuscire meglio a trasmetterti. Però cazzo, con quel finale qua si sta riscattando, ecco, a me mi ha dato quell'impressione lì,
di un possibile riscatto nella parte finale, però poi alla fine il film si chiude in una maniera che a me ha dato un po' fastidio. Ha dato un po' fastidio perché spezza quella gran atmosfera che si stava creando appunto negli ultimi minuti, nella parte di epilogo del film. Purtroppo il film si chiude bruscamente con questa scena qui e con questi titoli di coda qua, con la canzoncina un po' così trick e ballacche, che prende un po' per il culo il personaggio, che smorza un po' la tensione, che se ci pensate ci sta, perché comunque parliamoci chiaro, il film, da come l'ho capito io, il film è una grande metafora, grande, unica metafora fatta di messaggi, metaforine più piccoline, bisogna riuscire a comprenderle, bisogna assorbirle. Il film è una grande metafora che vi vuole far ragionare su alcuni argomenti, alcune cose. Ci sta assolutamente, perché sono, questi qui, ripeto, sono film visionari, sono film d'essè, sono film d'autore, sono film molto particolari. Però secondo me gli altri film precedenti di Von Trier, secondo me, avevano una marcia in più, perché erano tutto questo, erano film d'autore pieni di carichi di messaggi sottintesi da scovare, da capire, però riuscivano comunque a trasmetterti anche direttamente anche delle belle sensazioni, a darti una bella storia inquietante. Questo film qua secondo me purtroppo è un Von Trier che ha voluto osare un po' troppo, cioè ha voluto osare un po' troppo, ha voluto fare un film un po' troppo indiretto, un po' troppo difficile. Ripeto, è un film che, come Suspiria, come quando poi ho parlato di Suspiria a caldo dopo averlo visto, anche lì è un film che mi aveva deluso, perché ho temuto che fosse stato un film di quelli difficili, perché comunque difficili da capire bene artisticamente parlando. Anche questo qua temo che sia un film che dovrò rivedere più volte, perché ripeto, come prima visione è un film che mi lascia qualcosa in sospeso, temo di non aver capito qualcosa. E quindi che altro dire? Peccato, perché ripeto, a me piace molto Von Trier, mi piace molto Von Trier degli ultimi 10 anni. Regista molto molto forte, molto molto che sa osare, ma che ripeto artisticamente molto bravo, come regia, come montaggio, come messa in scena, fotografia, senso estetico anche di come narrare una storia. Però qui questa storia qua, Jack, questo serial killer interpretato da Matt Dillon è bravo, ma alla fine della fiera, tenendo conto del finale artistico, cioè non vi voglio spoilerare un cazzo, ma alla fine l'epilogo è molto bello dal punto di vista artistico, perché poi, ripeto, se siete stati attenti durante tutto il film, riuscite a farvi una vostra interpretazione di quello che avete seguito, di quello che il film vuole dire, ma rimarranno delle zone oscure, almeno a me mi rimangono delle zone oscure, delle cose non chiare. Però quello che mi ha dato più fastidio, sinceramente, è questa povertà generale di una caratterizzazione di questo personaggio, di questo serial killer, che alla fine della fiera mi viene da definire un po' il serial killer dei miei coglioni. Cioè, è un serial killer che secondo me non è stato caratterizzato troppo bene, e anche qui mi riservo il dubbio di che possa essere una scelta voluta, perché ripeto, qui non posso andare oltre, perché andrei a spoilerare, perché andrei a parlare di una mia personale interpretazione che mi sono costruito per spiegare, appunto, per cercare di spiegare le lacune proprio di mancata caratterizzazione del personaggio. Però ripeto, se parlassi di questo, se andrei a sviscerare questo, dovrei fare degli spoiler, e non voglio farlo. Le prime persone del film non voglio farlo. Poi, ripeto, essendo un film secondo me un po' difficilotto, come lo è stato Suspiria, un film che secondo me ha bisogno di più visioni, che molto, non ho la certezza, ma molto probabilmente è anche questo
casa di Jack, un film che ha bisogno di più visioni per essere capito appieno, magari, come per Suspiria, magari all'uscita delle versioni non video, quando l'avrò rivisto una seconda, ma magari poi anche una terza volta, magari se mi scatterà una scintilla, magari farò un altro clipino dove poi andrò a fare la parte spoiler, quindi presupponendo poi comunque che anche voi interessati l'avete magari visto anche voi, magari andremo a analizzare, a fare un'analisi proprio sull'interpretazione del, di quello che si è visto, perché ripeto, è un film, è un film piuttosto, è più indiretto che diretto, dice non dice, dice non dice, va, bisogna interpretarlo. Comunque come prima, come primo giudizio, purtroppo, purtroppo mi piange il cuore, purtroppo mi, come primo giudizio sono deluso. È un film che non consiglierei, perché ripeto, è un film difficile, molto indiretto e decisamente meno, ma proprio meno interessante come proprio narrazione della storia, come argomento, gli argomenti trattati e narrazione della storia, e pesantezza anche proprio della narrazione e dell'interesse intrinseco proprio della storia, è poco interessante, è un film che dice poco secondo me dal punto di vista proprio narrativo della storia. E niente, quindi assolutamente giudizio, se devo dare un voto adesso come adesso a caldo gli darei un 6 e mezzo, purtroppo non posso andare oltre. Niente, anche questa è andata ragazzi, come al solito un saluto e al prossimo video.